Buonasera ben ritrovati ai Fatti e Le Opinioni. Oggi approfondiamo eh, la nostra attenzione, quella eh, di tutti voi telespettatori sui temi del lavoro ma sui temi eh, del futuro della nostra regione e dei lavoratori abruzzesi, perché la trasmissione è dedicata alla cronaca sindacale, un evento molto importante, quello che ci siamo lasciati alle spalle la scorsa settimana con il congresso regionale della CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Abruzzo e Molise, che ha concluso a pescare in una due giorni al padiglione Becci, del porto turistico Marina di Pescara, una stagione congressuale delle varie categorie, delle varie articolazioni eh, territoriali per eh, da un lato rinnovare il eh, gruppo dirigente ma soprattutto dall'altro focalizzare eh, le proposte del sindacato sulle questioni del lavoro e anche eh, mh, ragionare sulla eh, situazione generale della nostra regione e del Paese eh, con una serie di interventi di alto profilo che si sono eh, succeduti sia nel congresso eh, regionale che anche nelle varie appunto, articolazioni delle categorie e dei territori di tutta la fase congressuale. Noi di questo parleremo per tirare un po' le somme di quanto è stato elaborato soprattutto anche quanto è stato discusso e votato dai tanti delegati abruzzesi e molisani con una rappresentanza molto significativa del gruppo dirigente della CGL Abruzzo e Molise, tutti diciamo in qualche modo confermati e riconfermati alla guida dei eh, eh, rispettivi ehm, appunto dei rispettivi, eh, delle rispettive pos posizioni a partire dal segretario eh, generale della CGL Abruzzo e Molise Carmine Ranieri. Buonasera Ranieri. Buonasera a lei, telespettatori. Rieletto al secondo eh, mandato eh, dall'Assemblea Congressuale. Al suo fianco abbiamo eh, Mirko Dignazio che è il coordinatore Inca CgL Abruzzo e Molise. Buonasera Dignazio. Buonasera buonasera alle telespettatrici e telespettatori. Ecco, chi non conoscesse Linca, è il patronato della CGL, quindi con lui parleremo un po' più della vocazione di servizio del sindacato, ma insomma, è anche un osservatorio molto importante sul welfare. Salutiamo e ringraziamo Paola Puglielli, che è segretaria generale della CGL Funzione Pubblica Abruzzo e Molise. Buonasera. Salve, buonasera. Con lei parleremo buonasera. dei temi che stanno un po' più a cuore eh, dei cittadini, vale a dire la sanità, soprattutto, ma anche eh, i eh, pubblici eh, uffici, eh, quelli delle, delle nostre istituzioni, delle nostre amministrazioni eh, centrali e locali, su quale eh, il eh, momento che vivono i lavoratori ehm, di queste importanti articolazioni dello Stato sul nostro territorio. Poi i metalmeccanici non possono mancare. Andrea De Luti segretario eh, generale della eh, regionale della FIOM Abruzzo e Molise. Pro, sì, sì, segretario provinciale, ma nella segreteria regionale sì. eh, allora. della FIOM CGL Abruzzo e Molise. Buonasera anche a lei. Buonasera a tutti. Con eh, lui parleremo ovviamente soprattutto di eh, metalmeccanici, anche delle prospettive che riguardano Automotive, che rimane il settore principale trainante della nostra economia e della nostra industria. Ma ho già parlato troppo, è il momento del segretario eh, riconfermato, Carmine Ranieri. Con il quale intanto eh, facciamo un attimo ai nostri telespettatori una presentazione della Cigella Abruzzo Molise, perché, eh, insomma, sono state tante trasformazioni, il sindacato è diventato innanzitutto come Avete già visto, di due regioni piuttosto che del sol, soltanto dell'Abruzzo, quindi sono stati anche momenti in cui c'è stata un'integrazione, non soltanto del gruppo dirigente, ma anche di tutti gli aderenti al sindacato e si è vissuto un congresso in una fase molto importante per la vita economica del paese, che insomma, non sto io qui a descrivere ci eh, propone tante difficoltà, anche tante, tante incertezze. Allora, Ranieri, che CGL esce dal congresso eh, dell'Abruzzo e del Molise? Sì, eh, innanzitutto eh, abbiamo una CGL in Abruzzo e Molise che conta 118.000 iscritti, quindi una grande realtà, una grande realtà re territoriale, una grande realtà di rappresentanza eh, delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati. La CGL ogni quattro anni va al congresso per fare il punto di quello che è stato fatto nei quattro anni passati ma soprattutto per dare una prospettiva del lavoro che la CGL dovrà porre in essere nei prossimi quattro anni. Per fare questo l'abbiamo fatto con 485 assemblee eh, nei vari posti di lavoro, in Abruzzo e Molise, che hanno coinvolto oltre 25.000 lavoratori. Dico questo perché in un periodo anche un po' di crisi della rappresentanza io credo sia importante definire quelli che sono i numeri diciamo, della nostra organizzazione sindacale, che è un'organizzazione sindacale ancora molto radicata nei territori e nei, posti e nei posti di lavoro. Come diceva lei Carmine, i congressi riguardano tutta la nostra CGL e quindi riguarda tutte quante le categorie, sono 12 le categorie della, della CGL e quindi lì ci sono appunto i metalmeccanici, i pubblici, eh, gli insegnanti, i lavoratori del terziario e così via, gli edili, eh, tanto per fare eh, alcuni esempi. I pensionati. I pensionati, che sono una categoria per noi molto importante e poi eh, ci sono i congressi e le camere del lavoro che sono cinque, una del Molise e un'altra per ogni per ogni provincia e, e, e dentro diciamo, le nostre strutture ci sono oltre alle categorie che rappresentano le persone dentro i posti di lavoro, i pensionati ma poi tutte le strutture di servizio che sono appunto il padronato Inca eh, sono i servizi fiscali quindi il CAF eh, e poi ci sono gli uffici vertenze e vertenze lavoro ecco, quindi un sistema, un sistema molto, molto grande che a 360 gradi eh, come dire, ha l'ambizione di rappresentare il lavoro dei lavoratrici e lavoratori un blocco sociale importante. Perché avete scelto questo slogan il lavoro crea il futuro? Ma sì, il lavoro crea il futuro perché eh, dal nostro punto di vista, eh, anche facendo una disamina di quello che è successo in questi quattro anni, ma insomma noi lo diciamo da tempo, eh, potremmo avere un futuro migliore soltanto se si mette il lavoro al centro. Tra l'altro, non è una novità, è la nostra Costituzione, che all'articolo 1 ci dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Ma mi sembra che invece da troppi anni, da oltre un decennio, il lavoro in realtà viene svalorizzato. È un lavoro sempre più precario, un lavoro sempre eh, retribuito eh, come dire, non adeguatamente. Eh, Persone che oggi sono povere anche lavorando, ecco tutto questo non mette al centro il lavoro, come dicevo prima. Invece, proprio nella pandemia è stato dimostrato come il lavoro è fondamentale: è stato fondamentale nella pandemia per far ripartire il Paese. Abbiamo chiamato i nostri infermieri, i cassieri, le forze dell'ordine, tutti i lavoratori eh, i nostri eroi perché hanno consentito all'Italia di ripartire in un periodo molto difficile per il nostro Paese. Dopodiché, però, ci si dimentica troppo presto di tutto questo. E il, il lavoro non è al centro delle politiche eh, delle nostre istituzioni. Ecco, I prossimi quattro anni dovranno essere in, incentrati prevalentemente su questo, un blocco sociale di fronte a una rappresentanza politica che non c'è, noi chiediamo che invece il lavoro sia la priorità, creare occupazione, creare occupazione stabile e di qualità, rinnovare i contratti collettivi di lavoro, creare anche una tassazione di sostegno al lavoro piuttosto che alle rendite come accade oggi eh, e quindi questo è diciamo, lo slogan del nostro congresso questo è anche il nostro programma per i prossimi quattro anni. Stiamo vedendo il film diciamo, del, dei quattro anni precedenti, quelli che poi hanno portato uh, all'elaborazione di eh, quanto avete discusso, invece poi vedremo le immagini del vostro uh, ultimo congresso. Uh, Un'ultima riflessione sul fatto mh, di quanto sia importante l'identità della CGL e come venga percepita dal Paese, eh, tanto da essere percepita come a volte anche una uh, come fosse un'istituzione dello Stato e per questo siete entrati un po' nel mirino in mesi difficili che sono stati quelli in cui il sindacato eh, ha detto delle cose anche rilevanti sul fronte eh, della pandemia e eh, ne pagate in qualche modo ancora le conseguenze perché la Cigella è al centro anche di una campagna. Eh, di eh, imbrattamento di sedi, insomma anche eh, di eh, minacce e di, altre, e di altre situazioni davvero spiacevoli. Ecco, questo da un lato preoccupa, da un lato eh, rende percepibile il ruolo che svolge la CGL nella società italiana. Sì, noi diciamo sempre che eh, la CGL dal nostro punto di vista è un baluardo della democrazia, non solo perché l'associazione sindacale è prevista e tutelata dalla nostra Costituzione, ma perché eh, il sindacato, il sindacato confederale, si occupa dei temi globali diciamo, del, del Paese. Eh, nelle nostre, siamo un baluardo di democrazia perché nelle nostre sedi entrano ogni giorno migliaia di persone che vengono a noi per confrontarsi sui problemi del lavoro, per avere servizi e dicevo prima anche i numeri diciamo, delle nostre assemblee e ci occupiamo anche dei temi più generali cioè dei temi del lavoro ma anche dei temi del nostro paese ci occupiamo come, come dicevamo prima ad esempio dei sistemi del fisco eh, siamo contro il tema delle autonomie differenziate che oggi va tanto, va tanto in vigore eh, siamo che lottano eh, per la pace, quindi insieme alle associazioni laiche e cattoliche abbiamo dato vita a queste grandi manifestazioni per la pace. L'ultima, quella del, del 5 novembre a Roma. È ovviamente un'organizzazione democratica che si confronta e che è ancora molto. Peso diciamo, tra, tra, tra le persone, tra, nella nostra base, cioè le persone che noi rappresentiamo, è un'organizzazione che a qualcuno può dare fastidio. In un mondo in cui la società, e forse a qualcuno fa piacere, una società più liquida, è una società che si confronta con le persone in carne ed osso, è una società che a qualcuno può dare fastidio. Certo noi continuiamo nel nostro lavoro consapevole, della nostra missione, la nostra missione che, che non viene da oggi, ereditiamo, eh, come dire, abbiamo un'eredità importante che è quella dei nostri pari, Giuseppe Di Vittorio. Ricordiamoci che le camere del lavoro sono state bruciate eh, davanti al fascismo, molti sindacalisti sono morti, uccisi eh, dal fascismo ma anche dalla mafia. Quindi, una organizzazione sindacale storica importante del quale tutti quanti ne dobbiamo custodire la memoria e quindi il nostro impegno deve essere massimo. In un periodo anche come quello attuale, un periodo di forti cambiamenti, eh, nel quale c'è bisogno di eh, capire le evoluzioni del futuro. E ed agire e in un futuro nel quale ci sono anche delle derive molto pericolose, le, le derive come dire, neofasciste che rialzano eh, come dire, la testa in Italia, ma non solo in Italia, in tutta Europa, problemi grandi, la pandemia, il tema della, della guerra, della crisi ecologica, che è una cosa molto seria, nuovi modelli di lavoro, nuova disoccupazione, lavoro povero, insomma dei temi fondamentali per la quale la CGL ha una grande responsabilità. CGL appunto ha il, nel DNA la rappresentanza dei lavoratori, eh, dall'altra però eh, ha anche eh, una serie di servizi che eh, guardano al cittadino, eh, perché eh, con le proprie strutture, eh, con i propri patronati, anche eh, con eh, i centri di assistenza fiscale, eh, aiutano i lavoratori ma anche i non lavoratori a eh, interfacciarsi con la pubblica amministrazione attività appunto che per ciascuno di noi è sempre molto complessa. Allora chiedo a Mirko Dignazio che coordina la rete dei patronati INCA eh, del sindacato in queste due regioni. Come funziona la vostra macchina eh, di servizi, in particolare di patronato e di eh, assistenza eh, tributaria fiscale? Sì, esattamente come si diceva, noi con le nostre strutture siamo presenti laddove arrivano richieste, nel senso che siamo presenti nei grandi centri, nelle città principali, ma siamo presenti anche nelle sedi periferiche dove magari vi è meno afflusso, ma vi è comunque una richiesta importante perché spesso altrettanto importanti è... E, e diffusi sono i bisogni sociali che ci sono tra le, tra le, tra le persone. Eh, proviamo a dare, dare delle risposte rispetto a quelle che sono le sollecitazioni che ci arrivano in tema di pensioni, ma non solo, perché ci occupiamo anche di salute e sicurezza sul lavoro, quindi di infortuni, di malattie professionali. Ci occupiamo di welfare perché diamo risposte rispetto alle pratiche relative alla, alla sanità, alla disabilità, così come alle pratiche sociali, ad esempio il reddito di cittadinanza. Quindi oltre a D'essere punto di riferimento per la cittadinanza, appunto, per sbrigare una serie di, eh, di attività nei confronti della pubblica amministrazione, cerchiamo di essere anche. Una sentinella sul, sul territorio di quelli che sono le modifiche, le, i cambiamenti sociali e i bisogni sociali che vengono espressi e che non sempre la politica, di cui non sempre la politica si fa carico, quindi di cui cerchiamo anche di essere megafono rispetto a delle problematiche che altrimenti rischiano di, eh, di passare sotto traccia. Così come ci occupiamo con la nostra rete di servizi, appunto, si citavano anche i CAF, di risposte in termini fiscali, quindi di assistere le lavoratrici e i lavoratori, pensionati e pensionati nelle, eh, nelle, nelle incombenze fiscali che ci ci sono e che consentono, da un lato, una gestione ordinata delle proprie pratiche e dall'altro l'accesso anche a misure che altrimenti sarebbero, sarebbero precluse. Si diceva appunto: una rete di professionisti, perché non, qui non ci sono i sindacalisti, ma ci sono i professionisti che aiutano. Eh... Ciascuno di noi in difficoltà magari nel compilare un modulo, nel redigere una dichiarazione ISEE, di eh, svolgere tutta una serie di eh, attività di autocertificazione che sì, hanno un po' semplificato rispetto al passato il nostro rapporto con la pubblica amministrazione ma sembrano davvero complessi. Ecco, eh, Usiamo anche questo spazio per eh, chiarire come funzionano eh, d'Ignazio i vostri eh, patronati. Eh, bisogna essere iscritti al sindacato? Bisogna pagare per poter accedere a questi servizi? No, l'attività di patronato è aperta chiaramente anche ai non iscritti alla, alla CGL sebbene poi ci occupiamo anche di pratiche per gli iscritti e ci occupiamo di proselitismo perché sì è vero che siamo professionisti rispetto alle materie di cui, di cui ci facciamo carico ma siamo anche sindacalisti della tutela individuale ma comunque sindacalisti e militanti de, de, dell'organizzazione dell e penso anche a quello che è accaduto per esempio durante il Covid ci siamo fatti carico di uh, attività che probabilmente avremmo potuto evitare ma abbiamo ritenuto comunque è importante esserci, abbiamo ritenuto che fosse opportuno continuare a tenere gli sportelli aperti nonostante ad esempio l'Inps, ad esempio gli sportelli sociali dei comuni fossero chiusi perché ritenevamo che alle persone andassero date delle risposte. Lo abbiamo fatto con un senso eh, di militanza perché a volte, insomma, tra tante difficoltà, anche dentro ad alcuni rischi che abbiamo corso, che le operatrici e gli operatori del padronato hanno corso, però abbiamo ritenuto importante dare delle risposte perché in particolare in un momento complicato come è stato quello del Covid, se non ci Fossimo stati noi a, a consentire appunto l'accesso a quelle pratiche di cui si parlava, non tanto e non solo le ISE, ma anche tutti i bonus che sono stati istituiti, il reddito di cittadinanza che per alcuni ha, ha rappresentato l'unico strumento per sopravvivere, in particolare in quella fase, abbiamo ritenuto appunto di tenere in piedi e di tenere aperte le strutture per poter far davvero da tramite tra un'amministrazione pubblica che in quel caso non dava risposte e i cittadini che invece avevano bisogni moltiplicati da quello che è stato il Covid. -19. È tutto quello che ne è conseguito. Eh, questa domanda mi eh, fornisce un gancio, un gancio formidabile per introdurre il ragionamento che avrei comunque fatto con Paola Puglielli, ma lo facciamo subito, che è quello relativo ai lavoratori della sanità, mh, perché eh, sono stati due anni eh, davvero eh, di frontiera, abbiamo usato anche tutte le forme della retorica per poter descrivere il loro lavoro e a volte la retorica non spiega che cosa... Eh, hanno vissuto i lavoratori della nostra sanità eh, in eh, questi momenti di emergenza. Ecco, le chiedo intanto eh, come stanno i lavoratori del settore della sanità in Abruzzo. Eh, dice bene, insomma, sono stati momenti della retorica, nel senso che ricordiamo tutti, lo diceva anche Carmine, che noi abbiamo vissuto un periodo in cui addirittura dai, dai balconi si applaudeva i nostri medici, agli nostri infermieri, agli operatori sanitari. Agli operatori dell'RSA che sono stati insomma isolati insieme ai propri ospiti. Eh, in, quel, in quel periodo noi abbiamo come dire, cercato, come diceva anche Mirko, di non lasciare nessuno da solo, quindi le nostre sedi sono state sempre aperte. e Come stanno oggi questi operatori? Sono ovviamente eh, maggiormente ancor più disillusi rispetto alle tante promesse della politica che non sono state mantenute. Noi l'abbiamo detto, la legge di bilancio per ultima. Eh, diciamo ci induce a dire e a dichiarare come abbiamo fatto nel corso dei nostri congressi che quelle risposte che noi aspettavamo sia in termini di finanziamento del servizio sanitario nazionale, ma negli stessi provvedimenti, quelli che vanno verso un'autonomia differenziata, che quindi comporteranno probabilmente, se arrivassero in porto, eh, un ulteriore spezzettamento del servizio sanitario e quindi del diritto alla salute delle cittadine e dei cittadini. Ma manca maggiormente un piano straordinario di assunzioni quello che noi stiamo chiedendo perché un terzo, ad esempio in Abruzzo, ma anche in Molise dei dipendenti pubblici, quindi anche dei dipendenti delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità eh, Andranno in pensione. Quindi non c'è turnover o garanzia dai piani fa, dei fabbisogni attuali, abbiamo bisogno di un piano straordinario di assunzione. Quindi è ovvio che le promesse che sono state fatte all'epoca e anche quella retorica che ha invaso diciamo, il in nostro Paese non trova risposte concrete, fino per ultimo nel settore della sanità pubblica, ma anche nel settore privato, il mancato finanziamento del rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici, eh, il mancato rinnovo adesso c'è uno spazio di apertura per il contratto dei, dei medici e dirigenti sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, ma ad esempio manca l'appello ancora il rinnovo del contratto per la sanità privata eh, non acuti. Quindi eh, noi abbiamo lanciato da tutti i livelli congressuali di categoria regionale ma anche nel Congresso nazionale eh, regionale della CGL, lo faremo nel congresso nazionale della categoria in programma per, il prossimo, per la prossima settimana, la richiesta di un avvio di un piano straordinario di assunzioni e la valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori che non vogliono essere chiamati eroi ma vogliono semplicemente avere una retribuzione in linea con diciamo, le, eh, i livelli europei e vogliono sicurezza, salute e rispetto proprio anche della propria professionalità. Nonostante la, i contratti che si sono eh, messi in campo e anche diciamo, il, ehm, lo smembramento del mondo del lavoro della sanità, che è stato smembrato in mille rivoli, in mille contratti, laddove si è scelto di svalutare il valore del lavoro. Pubblico con il sistema degli appalti, ecco, vogliono il riconoscimento della dignità, della propria professionalità e del servizio che con merito, onore e anche spirito di sacrificio hanno messo in campo, sacrificando in questo caso spesso anche la vita. Nel momento più difficile della nostra eh, situazione anche sociale, eh, delle, della pandemia e eh, economica mh, di tutto il Paese. Il settore dell'automotive, eh, l'industria eh, ha retto, almeno nella nostra regione. E questa è la fotografia degli ultimi quattro anni? Insomma, deluditi. Eh, I metalmeccanici eh, insomma, hanno delle certezze, che sono quelle relative al, in particolare al polo della eh, Val di Sangro, eh, ma hanno anche eh, alcune preoccupazioni. Da un lato c'è un tema internazionale di eh, fornitura di eh, componenti che ogni tanto impone degli stop, ma soprattutto c'è una concorrenza che si sta aprendo a livello internazionale sulla eh, produzione sui, eh, tra vari paesi. Ecco, questi ultimi quattro anni cosa hanno portato di luci e di ombre per i lavoratori metalmeccanici? Allora, questi ultimi quattro anni nei fatti hanno, stanno confermando le previsioni che facciamo da diverso tempo come, come FIOM. Diciamo, il settore dell'automotive è un settore eh, che possiamo definire in crisi ma per tanti motivi. Non eh, per alcuni versi crisi di mercato se parliamo del, del settore dell'auto per intenderci. Eh, per quanto riguarda invece il settore de, nei quali siamo leader in questa regione quello della produzione dei veicoli commerciali non è una, una crisi di, di mercato per intenderci ma è una crisi che dire, deriva da diversi fattori e magari approfondiamo anche su come eh, la stiamo gestendo per quanto riguarda il settore ma, eh, auto Diciamo, noi paghiamo eh, rispetto anche alla concorrenza di altri paesi eh, l'incertezza delle linee guida che, che ci sono sia nell'industria maggiormente rappresentativa nel, nel nell'Italia, che è quella del gruppo Stellantis oggi oramai, eh, ma paghiamo anche l'incertezza delle linee guida del governo per intenderci. Oggi nella nostra nazione non c'è ancora un indirizzo sulla transizione, su come dobbiamo investire e non c'è ancora da parte del governo nemmeno una presa d'atto di forza per anche in, eh, diciamo, aiutare le aziende a spingersi verso eh, le energie rinnovabili o verso comunque la, la transizione ecologica. D'altra parte invece nella nostra regione paghiamo, iniziamo a pagare anche qualcos'altro. Eh, gli ultimi investimenti fatti nello stabilimento Ex-Savelle Oggi FCI Italy eh, diciamo, risalgono agli anni 2000, per intenderci. oggi abbiamo uno stabilimento con circa 5.000 dipendenti, fino a un anno fa erano 6.000, quindi nel, nel silenzio in questo frangente di tempo abbiamo perso circa 1.000 posti di lavoro, di contratti di lavoratori precari che non sono stati eh, riconfermati. Nel frattempo è nato in un altro Stato dove evidentemente oggi il governo spinge per far sviluppare l'attività industriale, è, è nato un altro stabilimento uno stabilimento che a differenza di quello abruzzese industrializzato, ha un'industrializzazione pari al 96%, che in questi mesi continua a fare i vari ramp up, quindi accrescere nelle produzioni per come si è eh, diciamo prefissata negli obiettivi, mentre nel, dalle nostre parti purtroppo eh, faticano, si fatica a parlare di investimenti, si fatica a parlare di futuro e questo ci, ci preoccupa, come ci preoccupa anche l'indotto che è legato oggi all'azienda del gruppo Stellantis. Noi facciamo, rendiamoci conto che questa azienda è sviluppata con una macroazienda centrale che è quella XVL, con tante piccole aziende satellite che la circondano, eh, che eh, diciamo, eh, sono riconducibili ad altre, ad altre aziende, faccio qualche esempio, la, la MA, la Islinghausen per esempio, sono aziende, sono dei veri e propri reparti della grande azienda e in questo caso tutte queste piccole aziende l'indotto, piccole per modo di dire perché parliamo di aziende che hanno 400 dipendenti, 500 dipendenti, tutte queste aziende che sono collegate alla, alla ex Sevel sono monocombittenti, quindi eh, oltre ad avere, diciamo, il problema di quale sarà il futuro di Savella, abbiamo il, il problema di quale sarà anche il futuro di queste aziende che sono monocommittenti. Eh, noi eh, in, nella regione Abruzzo è stato aperto un tavolo permanente sul settore eh, automotive, che purtroppo ad oggi tarda a dare dei risultati concreti. Eh, C'è un tavolo ministeriale che ci sarà un ulteriore appuntamento il prossimo, la prossima settimana, il prossimo 14 febbraio dove saremo anche presenti come delegazioni eh, dall'Abruzzo e comunque da tutte le regioni che in questo momento sono interessate all'automotive per eh, sollecitare anche eh, il governo una presa di posizione circa le, gli indirizzi che dovrà avere questo settore nei prossimi tempi. Eh, dicevo è un settore che attraversa diverse crisi, in questo momento eh, il veicolo commerciale non ha una crisi di mercato ha una crisi che spesso deriva dalla, dalla componentistica che tarda ad arrivare generando fermi, eh, medi, lunghi, brevi, che comunque poi hanno delle ripercussioni immediate sulle tasche dei lavoratori, ma il vero problema è capire dove si vuole andare con la produzione del veicolo commerciale eh, in, in Abruzzo e soprattutto questa è un, una produzione che non, non va a colpire solo la regione Abruzzo in tutte le sue province ma colpisce diverse regioni all'interno dell'Italia. Questo primo giro credo fornito già uno spaccato delle eh, situazioni eh, che avete eh, focalizzato nel corso dei lavori del congresso. Eh, parleremo eh, tra poco anche eh, della, della, della visione del futuro sulla regione, in particolare con il segretario eh, Ranieri. A tra pochissimo. Siamo tornati in studio per parlare dei lavori del congresso della CGL Abruzzo e Molise, ma soprattutto direi, allargando proprio da questa prospettiva, la riflessione su quello che è il futuro. Perché il tema del congresso è il lavoro crea il futuro eh, che riguarda proprio tutti noi, che riguarda i cittadini, i lavoratori di questa eh, regione. Un congresso non è soltanto un prendere atto della situazione, delle tante eh, battaglie che sono in corso, delle vertenze che si stanno seguendo, ma anche ipotizzare un'idea eh, di eh, crescita, di eh, sviluppo e di progresso, è quello che avete fatto credo nell'elaborazione Ranieri del, delle tesi congressuali ma poi anche del, eh, dei lavori con i tanti interventi, anche il rapporto che c'è stato con, eh, abbiamo visto anche le presenze eh, nel corso del congresso eh, delle istituzioni, delle forze politiche, delle forze anche del mondo della produzione, ecco una serie di eh, di confronti che mh, credo eh, siano utili a delineare un'idea, una strategia. Quale intanto eh, per questa regione che vive una fase molto complessa? Eh, una fase che ci porterà peraltro ad una scadenza elettorale ormai imminente. Tra un anno qual è la prospettiva che la CGL mette in campo come proposta rispetto anche a quella che sarà la battaglia, la competizione elettorale del 2024? Sì, innanzitutto come lei giustamente ha detto il nostro congresso è stato un congresso aperto. aperto alle istituzioni, aperto alle associazioni, eh, perché è stato un congresso che si voleva confrontare anche all'esterno diciamo, volevamo guardare dentro di noi e anche, e anche fuori, fuori di noi. Eh, perché riteniamo che questo sia un periodo particolarmente eh, come dire, decisivo per le politiche di sviluppo delle nostre regioni sia dell'Abruzzo che del Molise... Noi abbiamo... Molise si vota anche prima peraltro. Il Molise quindi si voterà quest voterà, esatto, dentro questo eh, semestre. E diciamo questo perché eh, noi abbiamo tante cose da fare e abbiamo in realtà anche alcuni strumenti per farlo, poi abbiamo anche delle carenze, ne parlerò dopo, ma noi abbiamo da, da spendere e da programmare tutti i nuovi fondi europei, la programmazione 2021-2027 che comunque ancora dove in qualche modo si è appena partito eh, siamo appena partiti e lì dobbia... ci sono tanti soldi tra l'altro nella programmazione ci sono le... i fondi sono molto più consistenti rispetto a quelli della vecchia programmazione e noi là possiamo in qualche modo rimettere in campo un progetto, un progetto di Abruzzo e di Molise innanzitutto per noi è importante non polverizzare le risorse millerivori, ma capire quali sono gli asset importanti, di alcuni prima ne parlava Andrea, Andrea De Lutis, l'automotive, la transizione ecologica, digitale. Noi dobbiamo riuscire non solo a spendere queste risorse, che già è un tema perché spesso queste risorse vengono rimandate indietro, ma a spenderle bene secondo un progetto di come vogliamo sia l'Abruzzo del futuro. Poi come sappiamo tutti, oltre ai fondi della programmazione regionale, europea, che quindi vengono poi programmati e spesi nelle regioni, ci sono i fondi del PNRR e anche su questo tra l'altro abbiamo voluto fare un focus perché tra l'altro l'80% delle risorse verranno spese dalle nostre amministrazioni comunali però ad oggi dobbiamo dire che non c'è un controllo civico su quello che si sta facendo sulla messa a terra appunto, dei progetti del PNRR tra l'altro su questo abbiamo avuto l'impegno del Presidente del Lanci Gian Alberto a sottoscrivere subito un protocollo eh, da questo punto di vista poi ci sono tutti i fondi, del, fondi complementari per il PNRR che riguardano tutte le zone ehm, diciamo, interessate dalla, da, dai terremoti. Eh, ma su questo è necessario avere una visione comune della nostra, della nostra regione. Se diciamo che un tema, solo per fare un esempio, è quello del, dell'automotive, ecco, noi dobbiamo capire come le nostre imprese di quel settore, non tanto diciamo, l'impresa mare, ma tutte le aziende diciamo, della, eh, della filiera dell'indotto, possono affrontare questa frase di riconversione. Eh, noi sappiamo che. Eh, il, il settore dell'automotive sarà attraversato da, da profonde trasformazioni. L'elettrico porterà un cambiamento radicale nel modo di produrre. Sappiamo che il motore elettrico richiede molto, molti meno componenti rispetto al motore a scoppio. Ecco, su tutto questo è necessario che il tavolo dell'automotive, anche a livello regionale oltre che a livello nazionale. Speriamo che il 14 al ministero, insomma, il nostro Paese cominci ad avere una strategia vera diciamo, sul, su questo settore. Ma poi, anche a livello regionale, dobbiamo capire cosa dobbiamo fare e come convogliare queste risorse e come aiutare, io dico soprattutto le piccole e medie aziende a superare, a superare questo, questo, questo periodo difficile. E poi abbiamo il tema di far partire, o meglio è partita, ma di sviluppare in maniera profonda le zone economiche speciali zone economiche speciali nel quale già come dire, alcuni investimenti si stanno portando avanti perché nelle zone economiche speciali c'è un'importante semplificazione amministrativa e delle agevolazioni fiscali e quindi questo ci può aiutare. Bisogna anche definire appunto, dove vogliamo andare nel tema della transizione. Noi siamo stati anche molto chiari su, sul fatto che per noi sia in Abruzzo che in Molise il tema delle energie rinnovabili, delle comunità energetiche, dei parchi eolici offshore sono una priorità. Eh, di questi giorni il tema dove eh, in Germania eh, il Presidente Scholz ha detto che vogliono autorizzare 30 impianti eh, eolici offshore al giorno cioè eh, autorizzazioni molto rapide ecco, su questo noi dobbiamo, dobbiamo essere chiari e dobbiamo, eh, dobbiamo lavorare insieme perché non c'è più un tempo per una, eh, per una transizione lunga lo vediamo per i disastri ambientali che stanno accadendo nel nostro territorio eh, ma dobbiamo insieme anche che il mondo non aspetterà, cioè se pensiamo a, a come sta cambiando il mondo da questo punto di vista chi resta indietro perderà anche fette di competitività, così come dobbiamo pensare anche a quali sono gli altri strategici, ad esempio nel turismo, ancora noi pensiamo di, eh, che il nostro turismo sarà fatto di eh, di neve, di impianti sciistici e così via. Purtroppo noi dobbiamo sapere, eh, perché altrimenti saremo come uno struzzo che mette la testa sotto, sotto la sabbia, che eh, il turismo invernale sciistico non sarà una cosa eterna, ogni anno le stagioni saranno più, più, più difficili, allora è importante anche pensare a come destagionalizzare eh, diciamo, i nostri territori. Abbiamo delle risorse turistiche bellissime, pensiamo soltanto a quella strada meravigliosa che è la, che, che è la strada dei, dei trabocchi, la pista ciclo dobbiamo sviluppare tutto questo. Ci sono i temi che riguardano le aree interne, l'Abruzzo si sta spopolando, le aree interne oramai sono quasi disabitate e c'è un tema di come tornare a far sì che la gente possa vivere nei nostri territori anche potendo usufruire dei servizi anche attraverso modelli di gestione alternativa. Ecco, quindi ci sono tutti questi temi che dovranno essere messi insieme. In questi anni e c'è poi un tema che li racchiude tutti, che è il tema che riguarda anche i diritti. Oggi si può lavorare, eh, ci sono tante persone che purtroppo il lavoro non ce l'hanno, quindi bisogna creare occupazione, spesso c'è un lavoro povero. Quindi bisogna eh, incrementare i salari, dare occupazione stabile, ma bisogna anche dare sicurezza alle persone, disoccupati e lavoratori. Se abbiamo un sistema sanitario che non funziona e purtroppo dobbiamo dire. Nella nostra regione sono tante, troppe carenze nel sistema sanitario. Liste d'attesa infinita, pronti soccorsi dove si entra, ma non si sa quando, quando si esce. Il tema delle disuguaglianze, cioè che aumentano le povertà. Ecco, tutto questo, è, come dire, è... Crea, crea enormi problemi, fa sì che viviamo in una società che, che non ci sta bene, quindi è necessario porre in essere delle misure eh, come dire, alternative. Tra l'altro il PNRR prevede proprio delle lotte alle disuguaglianze, però a noi ci sembra che per esempio il tema della, della povertà sia, sia stato derubricato a partire dalle, dalle vicende nazionali dove c'è tanta polemica sul reddito di cittadinanza e questa misura verrà chiusa, verranno chiusi i rubinetti, tante persone perderanno già dal mese di agosto il reddito di cittadinanza. È un'assurdità, il reddito di cittadinanza può essere cambiato, può essere migliorato. Ma è una falsità dire che chi è occupabile, cioè chi potenzialmente può lavorare, troverà lavoro, perché nelle nostre regioni non si trova lavoro. E il tema tra l'altro è che i nostri giovani, spesso anche formati, con alte professionalità, vanno, vanno al nord, vanno all'estero e questo impoverisce il nostro territorio. Quindi ecco, ci sono tante cose da fare per cambiare il nostro modello e per cambiare linea. Ma ehm, rispetto alla eh, situazione che lei ha eh, delineato per eh, l'Abruzzo, anche per il Molise, perché qui proprio il discorso è eh, assolutamente sovrapponibile, perché a vostro avviso Ranieri irrompe negativamente uno scenario di autonomia differenziata per le regioni? Vuole spiegarlo ai nostri telespettatori qual è il motivo della vostra posizione contraria? Ma noi innanzitutto io partirei da un'analisi di quello che è successo. Il nostro sistema sanitario si è frantumato di fronte ad una forte autonomia che già c'è in, in materia sanitaria. E tra l'altro noi siamo due piccole regioni, l'Abruzzo e il Monise, che spesso non abbiamo gli strumenti per poter fare determinate autonomie di scale o per fare una, una determinata programmazione. Eh, e noi crediamo che c'è bisogno di più Stato. Cioè, oggi se noi andiamo a vedere. Eh, cosa succede nelle regioni, nelle nostre regioni, non serve andare lontano. Vediamo che un cittadino abruzzese ha meno diritti di un cittadino emiliano, eh, veneto o, eh, o toscano, eh, ci sono proprio alcuni livelli di differenza. Pensiamo che fino a eh, a poco tempo fa in Abruzzo non venivano garantite alcune cure che invece venivano garantite in altre regioni. Allora oggi se veramente si vuole dire che viviamo tutti in un'Italia, una indivisibile, che per quanto appunto vengano promosse le autonomie regionali e comunali, beh, bisognerebbe capire quali sono i divari che ci sono e bisognerebbe investire e spendere dei soldi per superare quel gap che c'è. Oggi invece l'autonomia differenziata ha un principio di base, che è quello del residuo fiscale, cioè di dire io eh, cittadino lombardo eh, pago più tasse perché c'è più lavoro, perché c'è più ricchezza, perché ci sono più industrie e quindi trattengo una parte della mia ricchezza nella, nella mia regione. Questo è assolutamente sbagliato, anche perché siamo anche noi che contribuiamo a fare questa ricchezza, perché lo, lo dicevo prima, i nostri giovani vanno via, vanno al nord. Se è così se questo deve essere quello che, che vogliamo. Costruire il nostro paese, abbiamo un sud che si impoverirà sempre di più e un nord che invece andrà sempre più avanti. Perché chi sta bene sta bene e con quei soldi riesce a fare investimenti e a dare più servizi. Guardate, anche le imprese, le imprese si insediano anche dove c'è per esempio un sistema sanitario adeguato, per cui eh, Posso dire, eh, i dipendenti di un'azienda possono stare meglio perché hanno dei servizi all'avanguardia, dove c'è un trasporto pubblico migliore, dove ci sono degli asili nido. Allora, se noi oggi abbiamo un gap profondo tra il sud e il nord del paese, e noi purtroppo, in quanto a servizi, in quanto a sanità, siamo una regione del sud, forse siamo una delle migliori del sud, ma certamente non siamo ai livelli del centro Italia o del nord, ma bisogna investire qua, Bisogna fare un ragionamento esattamente opposto eh, rispetto a quello che si sta facendo, e poi assolutamente sbagliato pensare ad esempio di poter differenziare la scuola cioè la volontà è quella di fare dei programmi scolastici diversi al nord, al centro, al sud e io mi permetto di dire come laddove la scuola diviene regionalizzata e lì aumentano le spinte, eh, le spinte autonomiste perché è proprio dalla scuola che si insegnano alcuni principi che magari non sono quelli dell'unità d'Italia ma sono quelli che riguardano invece le autonomie le differenze, l'essere padano piuttosto che che Abruzzese eh, o Molisaro. Quindi noi in realtà dovremmo già vedere su questo regionalismo spinto che abbiamo quello che ha causato e dovremmo fare anche un po' un'analisi critica. Io faccio un altro esempio, il deficit eh, della sanità è esploso con il regionalismo sostanzialmente. Eh, 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 Allargare ancora questa forbice, secondo me, una cosa, è, una, è una follia, è una follia sul quale il Sud dovrebbe assolutamente come dire, dirsi contro, ma non solo il Sud. Io penso che, per esempio, qualche giorno fa, Persino Confindustria ha detto che in alcuni settori eh, è sbagliata l'autonomia differenziale. Ma possiamo pensare di avere delle infrastrutture che ci gestiamo noi quando oggi le reti di collegamento sono interregionali? O forse dovremmo dire, visto che in Molise non abbiamo una strada come si deve, non abbiamo le infrastrutture, le infrastrutture. Lo Stato deve spendere qui, non la Regione, lo Stato deve spendere qui per recuperare questi capi. Insomma, una follia sulla quale io, io credo, tra l'altro, ritornando al discorso che, che lei faceva all'inizio, giustamente Carmine, cioè quello di dire che cos'è la CGL, un baluardo della democrazia, la CGL ha combattuto contro l'autonomia differenziale e contro il federalismo nel 2005 con la legge Calderoli, che infatti non è andata avanti, ha combattuto durante il governo giallo-verde contro la volontà di autonomia differenziale e lo faremo ancora adesso, essendo non l'unica ma una forza determinante e importante di contrasto a questa deriva autonomista. Mirko d'Ignazio, voi avete veramente il polso della situazione e anche della sofferenza delle persone. Si faceva riferimento al momento in cui non ci sarà più il reddito di cittadinanza. Intanto dal suo osservatorio, che è un osservatorio appunto privilegiato, le chiedo che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato di questa misura, perché insomma storie di lavoratori lei ne vede quotidianamente eh, nei, nei tanti uffici del patronato. E poi anche eh, parallelamente eh, il tema eh, dell'inflazione, quanto sta eh, erodendo anche i diritti, il welfare dei cittadini. Sì, per quello che attiene il reddito di cittadinanza possiamo dire che non ha funzionato quello che non si è fatto, ovvero non c'è mai stata la preoccupazione da parte della politica di provare a dare delle opportunità lavorative a chi il reddito di cittadinanza lo ha percepito in questi anni, perché di fatto quell'incrocio domanda-offerta che si immaginava inizialmente non vi, è, non vi è mai stato, così come non vi sono state delle politiche formative nei confronti delle persone che hanno percepito e stanno percependo il reddito di cittadinanza. L'ultima finanziaria, quella che di fatto... Ha eh, introdotto l'abolizione parziale, temporanea, insomma graduale, ma comunque di fatto abolizione del reddito di cittadinanza, ha ipotizzato che per almeno sei mesi ogni percettore di reddito di cittadinanza dovrà avere un corso di formazione. Bene, noi avremo in Abruzzo, stimiamo 17.600 persone che da agosto saranno senza questo unico strumento eh, di sostentamento. Per nessuno di questi è già partita la formazione, per cui i sei mesi potenziali sono di fatto già, già, stati, già stati bruciati. Quindi sicuramente su questo aspetto il reddito di cittadinanza è mancato, ma ha rappresentato l'unico strumento di salvezza per tantissime persone. Oggi in Abruzzo sono circa 64.000 le persone che stanno percependo il reddito di cittadinanza. In molti casi tra l'altro è un'integrazione al reddito da lavoro, perché ci sono troppe persone con un lavoro povero a cui si faceva riferimento prima ai part-time involontari, per esempio a quelle famiglie con genitori separati con diversi figli minori e la difficoltà a trovare lavoro dell'unico genitore. In questi, casi, in questi casi lo strumento del reddito cittadinanza ha rappresentato una salvezza e diventerà un problema enorme, una bomba sociale sul territorio quando da agosto questa salvezza non ci sarà più per tutte queste persone. Perché immaginare che il fatto che si abbia meno di 60 anni automaticamente renda occupabili di fronte a un mercato del lavoro che invece è tutt'altro che in attesa di, nuovi, di, nuovi lavoratrici, di nuove lavoratrici e di nuovi lavoratori è francamente incomprensibile. Tra l'altro, pensiamo alla condizione delle tante e dei tanti ultracinquantenni che anche con scarse professionalità che hanno perso il lavoro e che non hanno nessuna opportunità a queste persone che risposta daremo? Chi darà risposte nel momento in cui non avranno più neanche quelle 500 euro che oggi gli consentono di mettere insieme la cena, la cena ed il pranzo perché di questo, di questo stiamo parlando non chissà di quali, di, quali, di quali somme o chissà di quali benefici semplicemente uno strumento che consente di vivere a tante persone quindi questo è un aspetto che fa il paio con l'altro tema che si accennava, che è quello dell'inflazione. Noi stiamo vivendo un'inflazione che praticamente è arrivata a due cifre nel, nel 2010, ma altrettanto non abbiamo vissuto un contestuale aumento delle retribuzioni, anzi le retribuzioni già basse sono rimaste tali e hanno ancora meno potere d'acquisto, dentro un meccanismo che a volte è perverso, perché se... Andiamo per esempio a vedere cosa accade alle pensioni e alla contribuzione. C'è una normativa che ha aggiornato il minimale contributivo, quindi l'importo minimo per aver diritto ad una settimana di contributo, di contributi previdenziali, l'ha aggiornato all'inflazione, quindi aumentandolo del 10%, facendo sì però che moltissime persone che hanno lavori part-time non arrivino a quella somma, perché oggi se non si ha una retribuzione settimanale di almeno 225 euro non si ha diritto ad una settimana piena di pensione per la pensione, di contributi per la pensione. Questo che cosa comporta? Comporterà domani che sempre più sarà complicato andare in pensione. Per le nuove generazioni, lo si ci si andrà con pensioni sempre più basse, aumentando quei problemi che oggi sono del mondo del lavoro, domani saranno delle pensionate e dei pensionati, ma che di fatto andranno a sfilacciare un tessuto sociale che fino ad oggi ha retto perché appunto vi erano delle, degli strumenti che consentivano che reggesse, ma che domani rischiamo che non, che non regga più. Grazie, D Ignazio. Noi ci fermiamo per l'ultima pausa, tra poco torneremo in studio ascoltando altre voci dal mondo della CGL Abruzzese e Molisano. Siamo tornati in studio per parlare dei temi inquadrati dal congresso regionale della CGL Abruzzo e Molise. D'Ignazio faceva riferimento, rispondendo alla mia domanda, all'inflazione che erode le pensioni in particolari ma erode anche il potere d'acquisto dei lavoratori. Ed è questo uno dei temi che avete focalizzato, ne parlo con Paola Puglielli, che è la segretaria generale della funzione pubblica CGL Abruzzo e Molise, perché anche rispetto al tema del fisco, i eh, lavoratori eh, dipendenti, in particolare quelli eh, dei, eh, della, della funzione pubblica, sono, sono insomma, contribuenti certi con ritenute in busta paga e quindi hanno eh, una percezione immediata di quello che è il carico dell'inflazione sui, sui loro stipendi, sui, sui salari, eh, sulla contribuzione, come diceva eh, Dignazio e eh, soprattutto il tema eh, della, eh, del potere d'acquisto. Ecco, eh, come vivono i lavoratori questo momento e soprattutto che tipo di risposte sono necessarie in sede eh, di quei rinnovi contrattuali di cui parlava ma anche in sede di misure un po' più generali di eh, giustizia fiscale che sono quelle che la CGL invoca in tutti i tavoli nazionali ehm, che sono stati aperti dal, da questo e da tutti i precedenti governi e che non è stato mai realizzato in sostanza. Certo, è fondamentale il tema del rinnovo dei contratti, noi infatti lo continuiamo a porre, abbiamo fatto uno sciopero anche durante la pandemia quando... Sembrava assurdo che i dipendenti pubblici, nella loro generalità, rivendicassero un, il diritto ad avere rinnovato il, il, il proprio salario, eh, nel senso che il potere di acquisto di un pezzo così importante dei lavoratori e delle lavoratrici eh, abruzzesi ma italiane in, in generale è un fatto fondamentale perché è ovvio come diceva giustamente lei che i dipendenti pubblici costituiscono all'interno di tutti i dipendenti, eh, i dipendenti i lavoratori dipendenti lo zoccolo duro insieme ai pensionati di chi contribuisce diciamo, alla tenuta dello Stato sociale è evidente che vedere invece l'adozione di provvedimenti che invece consentono Uh, un regime fiscale più agevolato per chi ad esempio lavora in libera professione è ovviamente per i dipendenti pubblici una, quasi un, proprio un insulto noi abbiamo denunciato ad esempio quello che sta succedendo all'interno ad esempio di molti ospedali, di servizi di emergenza dove ad esempio vengono assunti eh, liberi professionisti che guadagnano fino a quattro volte di più di un, un proprio collega medico, specialista magari di medicina urgenza in sistema di dipendenza con l'azienda sanitaria. È ovvio che in questo modo quindi eh, innanzitutto si spende di più si svende il servizio pubblico ma si crea anche una disparità di trattamento eh, nei confronti dei dipendenti pubblici. Quindi si rende peraltro anche meno appetibile, attrattivo il lavoro pubblico per i professionisti e per le professionalità elevate. In realtà c'è stato nel corso dell'ultimo ventennio, laddove lo diceva, lo accennava anche Carmine prima, eh, non si è più potuto svalutare il valore del denaro. In questo, nel nostro Stato, nel nostro Paese si è svalutato il valore del lavoro e anche del lavoro pubblico, quindi per noi il rinnovo dei contratti unitamente alla, ad una campagna, eh, un piano straordinario di assunzione nella pubblica amministrazione sono fondamentali, ma al di là della, diciamo così, della rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici sono un determinante anche della garanzia dei diritti costituzionali. Perché le lavoratrici, i lavoratori pubblici, ma intesi non solo quelli in sistema di diritto pubblico, ma anche in sistema di diritto privato, quindi in tutti i servizi che vengono garantiti anche attraverso gestori privati, garantiscono la fruizione di diritti fondamentali che sono Iscritti nella nostra Carta Costituzionale. Non avere una macchina amministrativa, una macchina della pubblica amministrazione, un sistema di servizi pubblici che funziona veramente bene, quindi da servizi di salute, servizi ad esempio di assistenza ai diversamente abili piuttosto che all'infanzia, all piuttosto tutti i servizi della pubblica amministrazione che garantiscono eh, diciamo il benessere di una popolazione, di un territorio, significa aggravare anche le condizioni. Diciamo, di benessere economico, perché se io ad esempio devo, come sta succedendo, eh, rivolgermi alla sanità privata e pagare per poter accedere in termini accettabili, in termini accettabili a, un, a una prestazione sanitaria, a un esame diagnostico, è evidente che eh, le cittadine e i cittadini e le loro famiglie saranno ulteriormente impoverite. Mi permetto di aggiungere rispetto al, al tema dell'autonomia differenziata, che si va in una direzione completamente opposta anche a quella che è la logica, diciamo, oltre che lo spirito unitario del nostro Paese, ma anche alla, eh, diciamo alla nostra vocazione euro europeista cioè nel senso che le condizioni di vita di un contesto sociale sono determinanti anche ormai dalla dimensione. È assurdo andare in una dimensione che eh, rimpicciolisce, chiude dentro di sé delle comunità, in questo caso regionali, quando invece la dimensione nazionale è l'unica che può garantire anche diciamo, la, la vocazione solidaristica della nostra Costituzione, che viene garantita. Dal sistema previdenziale, dal sistema sanitario nazionale, dal sistema scolastico pubblico, dal sistema della, eh, della sicurezza del nostro paese solo da uno Stato che è presente, certo, con una eh, diciamo, eh, diramazione amministrativa anche nel più piccolo comune. Quindi è veramente assurdo le scelte politiche a cui stiamo assistendo. Eh, Andrea De Ludis: Abbiamo inquadrato prima il tema dell'automotive, però voglio dire. Eh, sia pur questo essendo il eh, settore che fa più massa critica nell'ambito industriale nella nostra regione, nell'Abruzzo ma anche nel Molise dove ci sono importanti realtà industriali legate a questo, a questo settore, non è eh, l'unico oh, perno dell'industria. Eh, negli altri settori industriali l'Abruzzo ha dovuto fare battaglie di difesa, di sopravvivenza in alcuni casi in questi ultimi quattro anni? Quali sono gli scenari e soprattutto quali sono le politiche industriali su cui chiamate alla sfida la prossima classe dirigente anche territoriale, quella appunto delle due regioni dove ehm, si va al voto? Quali sono eh, appunto i eh, profili eh, di un'industria del futuro in Abruzzo e di Molise? Per quanto riguarda quello che noi ci aspettiamo e chiediamo per il futuro, diciamo, L'industria delle nostre regioni, ma anche delle altre, in questo momento attessa, a differenza del, di quello che diciamo prima dell'automotive, diversi tipi di crisi che possono essere di mercato, dell'aumento dei costi dell'energia. Ci sono aziende che sono passate da 12 milioni e mezzo di euro di costi per l'energia a 38 e mezzo nell'ultimo anno. Diciamo, le, le necessità sono tante, ma eh, noi ci apprestiamo a... Ma le siamo... cure stanno funzionando su questo o il malato è già morto? No, le cure eh, per, oggi, per ora non stanno funzionando. Io direi una cosa semplice che non è sparare sulla Croce Rossa, ma... È... È invece un invito, un messaggio che, che noi dobbiamo lanciare per forza alla classe politica. Eh, I cambiamenti che ci sono in atto eh, diciamo, necessitano di tempi di risposta totalmente diversi a quelli che siamo in grado di dare oggi. Noi viaggiamo a una velocità molto più lenta rispende, rispetto ai cambiamenti che ci sono. La classe politica deve dare delle risposte più eh, rapide, deve fare delle scelte ben precise, e su questo noi siamo a disposizione come lo siamo stati, come si diceva poco fa durante la pandemia, durante la pandemia diciamo, il sindacato ha dimostrato la, la, diciamo, la, la, propria, eh, la propria linfa vitale, la, la, la propria predisposizione a far sì che lo Stato, che il diciamo, Paese andasse avanti, l'abbiamo dimostrato. Finita questa emergenza siamo tornati a, eh, ad essere la parte che va eh, avvisata o avvertita dopo che i giochi sono stati fatti per intenderci invece no eh, il messaggio che lanciamo alla politica è quello di tornare alla discussione e ragionare su quello eh, di cui abbiamo bisogno per stare pas al passo coi tempi e in più ci dobbiamo dotare di strumenti diversi rispetto a quelli che abbiamo eh, prima si parlava eh, di quello che potrà succedere nei prossimi tempi, eh, anche della transizione ecologica. Eh, il job act ci ha lasciato eh, diciamo degli ammortizzatori sociali di un certo tipo molto diversi rispetto a quelli che avevamo eh, nel passato. In questa fase noi abbiamo la necessità anche di ridiscutere gli ammortizzatori sociali che sono del tutto inadeguati a qualsiasi tipo di emergenza che possiamo avere nei prossimi tempi durante eh, diciamo, i cambiamenti che saranno necessari nelle attività industriali. Figuriamoci, per esempio anche al periodo della pandemia, durante il periodo della pandemia, se il sindacato non fosse stato in grado di imporsi e, eh, ed avere il blocco dei licenziamenti durante la fase della pandemia, oggi avremmo un paese totalmente distrutto, eh, con diciamo, una forza lavoro eh, nettamente inferiore a quella che siamo riusciti a conservare. I cambiamenti che ci apprestiamo a... Eh, ad avere nel prossimo futuro hanno la necessi necessità anche di ridiscutere eh, gli ammortizzatori sociali che, che abbiamo nel, adesso attualmente. Allora io eh, sarei in chiusura e in chiusura voglio lasciare il tema più importante di tutti, per noi ma sicuramente credo anche per la Cigella Abruzzo. Ed è un tema che noi abbiamo sempre seguito e su cui vi voglio dare anche a voi telespettatori una evoluzione delle cose. Perché noi facemmo una trasmissione sulla sicurezza sul lavoro, eh, cui parteciparono proprio per la CGL Spina, il segretario eh, provinciale di Chieri, ma che si occupa eh, nello specifico di questo oh, tema, eh, e eh, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Spina pose una questione. Eh, proprio in, in diretta mentre andavamo in onda, rispetto al fatto che la regione non avesse istituito un tavolo regionale in cui si potessero almeno confrontare i dati, verificare le situazioni prima ancora di eh, individuare delle strategie, Sospiri prese l'impegno di interessare a questa situazione eh, l'assessore eh, Verì e questo tavolo. Eh, è, in, è stato in qualche modo attivato, riattivato, almeno dalle notizie che noi abbiamo avuto. Non è sufficiente, non è l'unica cosa, però è anche un esempio di come alcune battaglie eh, debbano essere in qualche modo seguite anche da noi della stampa e quindi siamo in qualche modo eh, felici che si sia creata questa sensibilità, almeno per avviare un ragionamento. Un ragionamento che però da solo non risolve un dramma che vivono... Eh, nello specifico le famiglie delle persone eh, che anche mh, per ragioni legate eh, alla pandemia si faceva riferimento prima. Ma in qualunque realtà eh, lavorativa hanno vissuto questo dramma dell'infortunio o addirittura della morte sul lavoro. La regione Abruzzo è una di quelle con i dati più drammatici e io su questo vorrei chiudere eh, con eh, Ranieri perché questo è stato uno dei temi che ha caratterizzato tutto il vostro eh, periodo congressuale. Ranieri, qual è la situazione e soprattutto eh, qual è il tipo di proposta che arriva dalla CGL Abruzzo e Molise? Innanzitutto, come ha detto lei, per noi questo è stato il primo punto. Per attivare il tavolo regionale ci sono volute ben due manifestazioni, denunce pubbliche, anche, anche molto pesanti diciamo, nei confronti della regione Abruzzo. Ma perché è assurdo che non ci sia attenzione su questo tema? Perché anche una, una morte sul lavoro, un incidente sul lavoro, oggi con tutta la tecnologia che abbiamo e con gli strumenti che abbiamo, è davvero incredibile. E tra l'altro, poi spesso vediamo che questi qui non sono incidenti sul lavoro, ma sono noi li chiamiamo omicidi nel lavoro, nel senso che si risparmia sulla sicurezza, oppure come abbiamo visto in tanti casi dove magari sono stati eh, omessi dei dispositivi di protezione perché magari facevano produrre in maniera un po' più lenta. Eh, ecco, questa è stata l'attenzione di, di questi quattro anni eh, e abbiamo attivato questo tavolo e stiamo lavorando ovviamente non solo con la Regione ma anche con tutti gli organismi deputati, INPS, INAI, forze dell'ordine e, eh, e così via. Tra l'altro se andiamo a guardare i dati del 2022 troviamo che c'è stata una riduzione delle morti sul lavoro, ma c'è stato un incremento importante degli infortuni sul lavoro che non hanno causato la morte ma hanno causato eh, infortuni. E questo deve essere l'attenzione della CGL anche per i prossimi quattro anni e da qui invito a tutte le istituzioni a mettere il tema della sicurezza sul lavoro al centro delle nostre, delle nostre politiche. Per fare questo abbiamo fatto anche delle proposte molto concrete, eh, anche a livello eh, regionale ma anche a livello nazionale. Mi riferisco ad esempio ad una, una patente a punti che potesse premiare quelle aziende diciamo, più vestuose da questo punto di vista che investono di più nella sicurezza e dall'altro lato invece scoraggiare le altre aziende perché magari potremmo mettere eh, come dire, questi requisiti anche per, eh, nei bandi pubblici ad esempio per decidere quali aziende eh, devono lavorare con la pubblica amministrazione e quale... Ecco, ma che legame c'è col precariato? Ecco, questo poi oltre alle misure che noi chiediamo che sono appunto eh, maggiori ispettori, maggiori con controlli, maggiore formazione, c'è anche tutto un punto che riguarda il mondo del lavoro in generale. Eh, un lavoratore precario è un lavoratore spesso meno formato, pensiamo che noi spesso parliamo dei dati dell'occupazione, ci sono tot occupati in più e in meno, tra l'altro il dato abruzzese non è un dato positivo e neanche il dato molisano, ma oggi noi aumentano i contratti di lavoro a un giorno, a tre giorni, ad una settimana, è chiaro che stiamo parlando di lavoratori meno formati e quindi che, eh, come monoformati anche sulla sicurezza sul lavoro, quindi il precariato crea ma un maggiore rischio di incidenti sul lavoro. Non è solo il precariato, perché poi c'è anche ad esempio il tema degli straordinari e dei torni massacranti. Eh, lavoratori che lavorano molto di più di, di, di quello che è il loro tempo, tempo di lavoro sono lavoratori più stanchi, più distratti e che quindi si infortunano. Eh, si infortunano più facilmente. C'è cioè, il tema anche collegato alle pensioni. Noi abbiamo sempre detto che vogliamo una riforma strutturale delle pensioni. Ma abbiamo sempre detto che i lavori non sono tutti uguali. E quindi un lavoratore diciamo, amministrativo ha una condizione diversa da un lavoratore che deve salire su un'impalcatura e magari eh, oltre i 60 anni è più pericoloso perché giramenti di testa e vari problemi. Qualche cosa siamo anche riusciti a farlo, mi riferisco proprio alle norme sugli edili che consentono agli edili, in quanto lavoro gratuito di andare in pensione un po' prima, ma non basta, non basta questo e quindi dobbiamo pensare a quelli che sono i lavoratori, pensiamo ai lavoratori che stanno nelle catene di montaggio, nei cicli continui, questi lavoratori devono poter andare in pensione prima perché a determinate eh, come dire, età è pericoloso fare certi lavori, quindi il tema della sicurezza riguarda le norme, riguarda la formazione, riguarda la cultura civica, riguarda l'attenzione delle istituzioni, riguarda anche la qualità del lavoro. Eh, il precariato, i turni massacranti, un lavoro eh, come dire, svalorizzato, nel senso devi produrre tanto ma ti formo poco, eh, tutto questo aiuta ovviamente a creare incidenti sul lavoro. Ecco, quindi un'attenzione sul lavoro e da qua ritorniamo al messaggio iniziale. Il lavoro crea il futuro, un lavoro che però deve essere un lavoro di qualità, con diritti ben pagati, insomma il lavoratore deve stare, si realizza nel lavoro ma certamente non può morire per il lavoro e il lavoro non deve essere a causa. Delle sue, della sua sventura. Ecco, su questo io penso che possiamo anche un po' riassumere quello che è il titolo del nostro congresso e quella che è la nostra azione. Ovviamente la prima cosa è tornare a casa vivi dal lavoro e tornare integri dal posto di lavoro e quindi la sicurezza sul lavoro deve essere la priorità delle priorità. Grazie Ranieri, noi dal canto nostro continueremo a vigilare su tutta questa serie eh, di problematiche relative alla sicurezza sul lavoro perché ripeto è una cosa che è nata proprio nei nostri studi, eh, abbiamo cercato di amplificare il più possibile e di eh, seguire eh, quali saranno gli sviluppi anche degli impegni presi perché eh, è importante che si abbia non soltanto la consapevolezza ma anche eh, la eh, capacità di progettare su un territorio. Per quelle che siano le competenze di una regione che pure eh, ne ha eh, tutte le misure necessarie per eh, limitare questo drammatico fenomeno. Io faccio gli auguri a Carmine Ranieri, a nome anche di tutti i nostri telespettatori, a tutta la classe dirigente che è uscita da questo congresso, ci sarà poi il la fase congressuale nazionale. Eh, e naturalmente auguri alla CGL Abruzzo e Molise. Grazie a tutti voi per averci seguiti. Appuntamento a eh, giovedì prossimo. Arrivederci.